Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare di questo oggetto, l'accendino BIC, un oggetto di uso comune che tutti conosciamo, fumatori e non fumatori. È un accendino geniale perché quando venne inventato nel 1973 non esistevano accendini usa e getta e fu un'idea di Marcel BIC che come fece quando inventò la penna sfera BIC, il marchese Marcel BIC è famoso perché negli anni 50 inventò la penna sfera BIC, ma inventò la penna sfera BIC usa e getta, cioè quella che noi tutti utilizziamo, conosciamo, insomma abbiamo utilizzato a scuola, all'università, per lavoro, per piacere, per diletto, è la classica penna che una volta che finisce viene gettata via, ma che purtroppo non rimane mai legata tanto alla persona perché la perdiamo, non ne abbiamo un grande rispetto proprio perché è una penna facilmente sostituibile. Però non la inventò lui, cioè non inventò la penna sfera. Il marchese BIC, che era un commerciante di penne, intuì che la penna sfera inventata da Biró, ne abbiamo parlato in un altro video, e che veniva utilizzata solo per questioni tecniche, quindi specialistiche, poteva essere utilizzata invece nella vita quotidiana e quindi sostanzialmente a scuola, nel lavoro, per scrivere per diletto o per questioni d'affari, una penna che ti accompagna nella vita ma che puoi gettare via e perdere senza problemi perché non costa molto, la puoi sostituire facilmente. Lo stesso principio è stato utilizzato dal marchese per inventare l'accendino BIC. Il marchese BIC nel 1973 era ricchissimo, il suo impero imprenditoriale grazie alla penna BIC aveva conquistato tutti i mercati. Era riuscito a imporsi con una sorta di monopolio proprio per questa idea straordinaria e dunque aveva bisogno di investire questi denari. Ebbe un'altra idea, anche in questo caso l'idea di un altro che lui trasformò e rese migliore. Acquistò un'azienda di accendini francesi, l'azienda si chiamava Flaminaire, e pensò bene di trasformare i loro accendini in accendini usa e getta per soppiantare un po' l'utilizzo dei fiammiferi che erano più scomodi, meno belli, meno maneggevoli, meno facilmente utilizzabili e per aiutare anche nella spesa le persone che acquistavano magari accendisigari che invece costavano molto di più. E l'accendino BIC in effetti è una genialata perché è bello da guardare, ha una forma ellittica, è un accendino di design ma usa e getta. Nel senso che ha un sofisticato meccanismo di accensione, sicurissimo, però una volta che finisce la ricarica lo butti via. E quindi è stato programmato proprio per questo, proprio per non legarsi, essere maneggevole, utile, lo metti in tasca, lo accendi, ti accendi sigaretta, il sigaro, la pipa e poi quando è finito lo butti via. Anche in questo caso cadiamo nella trappola, come nel caso della penna BIC. Nel problema del rapporto con gli oggetti che vengono in qualche modo disprezzati, sono oggetti belli da vedere, ma oggetti che vengono utilizzati poche volte fino a che non si esauriscono e quindi poi vengono gettati via. Quindi un rapporto, diciamo così, culturale, conflittuale con gli oggetti, nella loro visione di essere sfruttati e poi abbandonati nei rifiuti. Ma al di là di questo, l'accendino BIC è diventato un'icona. È nelle collezioni del MoMA e del Centre Pompidou, è un accendino che ha fatto storia, non solo per l'idea, ma anche appunto per quel concetto di design unito, legato a un oggetto in sé utile, ma che può essere facilmente sostituito, con un concetto anche sul senso di proprietà abbastanza flessibile, proprio perché si perde, si abbandona velocemente. Se volete avere altre informazioni su oggetti di design o sulla storia degli oggetti, potete andare sul sito biografiaonline.it dove trovate tutte le informazioni che volete. A presto!